quello che doveva fare la risata da pazzo, chiaramente. Sì. Cioè, perfetto. Che poi è rimasto sfregiato, tra l'altro. Poi è rimasto. Non devo raccontare niente. No, che facciamo? Raccontiamo le cose. E per la prima volta sullo schermo Emi Bergamo. Per la prima volta sullo schermo Emi Bergamo. Sullo schermo cinematografico. Devo dire, vogliamo anche ringraziare gli altri collaboratori, già che ci siamo. Certo. Visto che c'è nel tempo, perché normalmente quando le cose funzionano, il merito se lo prendono il regista e gli attori. E invece, dimenticando che questo è un lavoro di equipe, e quello che conta è lo spirito di gruppo. Quindi un buon risultato lo si deve sempre all'apporto di tutti, indistintamente, dal regista all'ultimo dei macchinisti o degli elettricisti. Certo, o... allora vogliamo fare questo elenco? No, un elenco del telefono no, però perlomeno i nomi dei, insomma, principali sì. Vorrei ringraziare per i costumi e le scene Stefano Giovani, il direttore della fotografia Davide Mancori, il montaggio di Franco Fraticelli, che è giusto appunto il montatore dei... montatore storico del cinema italiano ed è stato il montatore di quasi tutti i film di Dario Argento, soprattutto quelli belli, da Profondo Rosso. Perciò non a caso abbiamo scelto come colonna sonora le canzoni di Dario Argento. Ed è un montatore bravissimo, oltre che una persona squisita. Le musiche, che tra l'altro sono piaciute molto, devo dire, ieri sera durante la proiezione ho avuto molti complimenti, sono di Natale Massara, che è un grandissimo, anche lui, musicista del panorama italiano. E ha lavorato con tutti gli artisti più grandi e lavora tuttora con Milva, però ha lavorato in passato con Celentano, con Mia Martini e con tanti altri. E vorrei ringraziare in modo particolare l'editore delle musiche. Sì, della parte musicale, che è la Caffè Concerto Italia, nella persona di Luigi Monti Arduini, che ha creduto molto in questo progetto e ci ha dato una grossa mano, e anche loro sono una società molto molto importante nel panorama di case editrici musicali italiane. Ho finito. Però volevo ricordare ancora la truccatrice, io. La truccatrice Marianna Zambenedetti. Perfetto. Abbiamo fatto diventare un mito. Un mito. Ci faremo dare emetteremo fatture, ci faremo dare un gettone per la promozione, per la pubblicità che l'abbiamo fatto. Bene, andiamo da Emi. Emi, una cosa, qual è il tuo rapporto con le notizie di cronaca nera in generale? Perché a parte questa è una fiction, effettivamente, quella la vostra, è una finzione, però effettivamente è ispirata a un qualcosa di vero, naturalmente è stata un po' romanzata, effettivamente, un po', perché certo. Effettivamente non c'era... Perché noi comunque abbiamo dato un finale chiuso. Certo, un finale chiuso. Abbiamo identificato un colpevole, nella realtà questo non c'è stato, quindi abbiamo lavorato un po' di fantasia. Allora, qual è il tuo rapporto con le notizie di cronaca nera? A parte quelle del passato... che magari conosci per storia tramandata in qualche modo, e quelle magari di oggi, perché tra l'altro è cambiato proprio il modo in cui vengono date in pasto proprio agli utenti televisivi, ecco, agli utenti dei telegiornali. Forse non condivido molto, effettivamente, come del resto penso neanche Pierfrancesco, il modo come oggi si affrontano le notizie di cronaca nera, direi. Ma guarda, io devo essere sincera, per la mia giovane età ogni volta che vedo il telegiornale ho il mal di stomaco, proprio perché ne stanno succedendo di tutti i colori ogni giorno. Ogni giorno si sentono omicidi e cose veramente assurde, soprattutto di famiglia. Sicuramente non le vivo bene, come penso che nessuno le viva bene. È ovvio che comunque vuoi o non vuoi ne resti fuori perché non sei il protagonista di quella storia, la condividi in parte, ne soffri perché sai che potresti comunque essere te nella vita, quindi a livello umano il rapporto sicuramente non è bello. Riguardo invece di un film, è bello parlarne perché sicuramente, come dice Pierfrancesco, la cosa importante, la cosa che affascina soprattutto è questa ambiguità dell'uomo, nel senso questa parte oscura appunto che forse è in ognuno di noi, c'è chi la tira fuori, c'è una scelta nella vita, chi ascolta più la parte buona, la parte felice, c'è chi invece ascolta la parte più brutta di noi stessi e quindi a volte ne dobbiamo fare i conti, insomma, ecco, questa è come la vivo. Sì, comunque.